Exoratix, oggi vi presentiamo questo nuovo arrivo, Ford Puma versione ST Performance, come possiamo notare anche dalla griglia anteriore con lo stemmino ST. Colorazione Matcha Green, faro full LED, dotata anche di sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Spostandoci invece sulla parte laterale possiamo notare cerchi in lega da 19 pollici, pinze dei freni rosse Sport. Parlando invece di dimensioni, ci ritroviamo con una vettura lunga 4 metri e 21 cm, larga 1 metro e 81. Vediamo ora il bagagliaio, con una capacità di 456 litri, eventualmente estendibile a 1216 abbattendo i sedili posteriori. Sulla sinistra possiamo notare la luce di cortesia, sulla destra la presa da 12 volt. Entriamo ora nella parte posteriore dell'abitacolo, dove possiamo trovare delle sedute decisamente confortevoli in alcantara e misto pelle, cristalli posteriori elettrici e attacchi Isofix. Mentre ci spostiamo nella parte anteriore possiamo notare la proiezione dell'allestimento ST a terra, bellissimo e innovativo. Apertura delle portiere tramite il sistema keyless, quindi senza chiavi. Lo stesso discorso vale anche per l'avviamento. Volante a tre razze con pulsantiera sulla sinistra, dove possiamo regolare il volume, il cruise control e il limitatore di velocità. Sulla destra invece abbiamo la possibilità di attivare il comando vocale, la chiusura e l'attivazione delle chiamate e soprattutto la possibilità di selezionare la modalità di guida Sport, Eco e Normale. Esattamente dietro il volante abbiamo appunto la possibilità di attivare il lane assist, quindi il mantenimento della carreggiata. Nella parte centrale invece possiamo trovare appunto l'avviamento del veicolo tramite il sistema di start and stop, quindi senza chiave come abbiamo detto in precedenza per l'apertura delle porte, touchpad centrale con possibilità di appunto di utilizzare navigatore, Apple CarPlay e Mirror Link. Esattamente sotto il touchpad abbiamo la possibilità di regolare e attivare il climatizzatore automatico. Tramite sistema di ricarica wireless invece abbiamo la possibilità di ricaricare il telefono, presa USB e 12 volt. Centralmente troviamo un vano porta bibite, sistema di attivazione e spegnimento, start and stop e sensori di parcheggio. Esattamente dietro invece abbiamo il poggiabraccio con vano porta oggetti. Ford Puma versione ST Sport, motore da 1500-200 cavalli, vi faccio sentire. Eccezionale. Vettura immatricolata ad aprile 2021 con soli 47.000 km. Venite a scoprirci su ratix.com, troverete questa ed altre fantastiche opportunità. Ciao!